un nuovo video haul. Avevo, diciamo, tra virgolette, promesso di non acquistare più e cercare di finire il make-up che avevo, ma purtroppo non ce l'ho fatta. Cioè, non ce l'ho fatta, nel senso sono andata all'OVS qui al mio paese per cercare di vedere, di trovare se c'era la limited edition di Natale, ma non l'ho trovata. In compenso ho trovato altri prodottini che mi sarebbero piaciuti trovare, che mi sarebbe piaciuto trovare in passato e quindi li ho acquistati. Quindi, i primi acquisti sono questi dell'OVS. Allora, vi parlo prima delle cose che diciamo sono ancora in vendita, ecco, ancora trovabili. Io ho preso allora questo cleansing gel al cetriolo e lime. Sono allora 150 ml e a 12 mesi dall'apertura ed è per tutti i tipi di pelle. Poi ho preso, sempre della My Skin, due maschere, due maschere viso a idratazione intensa, sempre al cetriolo. Ovviamente i prezzi si sanno, quindi non ve li dico, anche perché non me li ricordo e ho buttato gli scontrini. Poi ho preso questa lima con la sua custodia appunto in plastica da poter portare in borsetta ed è quella 2 in 1. Poi ho trovato in offerta a 99 centesimi questi nail art pen e io ho preso il rosa e l'arancione. Vediamo se hanno una numerazione perché sinceramente non lo so. Per le rosé tip Painter e e 04 Juicy Orange. Ok, quindi questa per la French e questa per la nail art. Io ovviamente le utilizzerò entrambe per la nail art. Poi ho preso un altro fondotinta in mousse, la tonalità 03 Nude. Io mi ci sono trovata veramente bene, ha una copertura ottima, cioè copre addirittura il brufolo che magari è rosso, lo copre, non si vede. Certo, se è doppio e grande sì, però comunque ha una buona copertura, è morbido, non è pesante, non crea un cerone sulla faccia, quindi questa è la seconda confezione che acquisto. Poi ho preso il mio primo Stay With Me, che io ho preso nella tonalità Bury Me, la 06, ed è un melanzana, un po' più chiaro. E ho preso due rossettini, che sono il 52 in The Nude. Per gli swatch vi rimando al blog che metterò qui nel box informazioni. È il 46, l'ho ricomprato, che è Fashionista. Ho ripreso il pennellino da Smokey Eye. E poi ho trovato, devo dire, sono rimasta meravigliata perché, come ho detto, io ero andata per la limited edition di Natale e invece di quella ho trovato dei rimasugli, diciamo, di tutte le vecchie collezioni, di alcune di tutte le vecchie collezioni, tipo la ballerina, tipo la Waboom, tipo la 50s, la U-Rock, e niente, ero tentata da prendere un bel po' di roba, ecco, anche perché io queste qui, tipo la U-Rock, la Waboom, la ballerina, non le ho proprio trovate a Pescara. Quindi la tentazione era grande, però alla fine ho preso solo questa palettina Waboom, la 01, Comb, credo che sia il nome, con appunto 4 eyeliner, sono 4, sì, 4 eyeliner, e l'unica cosa che non c'era il pennellino, e diciamo era scontata anche per questo, e ho preso questa palettina qui della U-Rock che volevo con tutto il cuore, come voglio per esempio quella limited edition di Natale, anche qui mancava il pennellino, però in compenso ho trovato la matita.
diciamo. E c'erano in alcune che mancava anche la matita e quindi ho preso questa con la matita. Alla fine era sempre sì scontata, non era il prezzo pieno, era, costava 4 euro e qualcosa, quasi 5 euro, 4,49 euro, io l'ho pagata meno di 3 euro. Idem per questa, aveva un tot prezzo, io l'ho pagata di meno proprio perché mancavano i pezzettini. E niente, questo è quello che ho preso all'OVS. Sì, questo è quello che ho preso all'OVS. Poi sono andata da Happy Casa. Sono passata da Happy Casa che dovevo prendere un bigliettino d'auguri per un compleanno e alla fine ho trovato in offerta queste salviettine multiuso della Fria al tè verde, credo che siano. Sì, al tè verde. Sono 64 salviettine, sono rinfrescanti e detergenti. Sono appunto multiuso, hanno 3 mesi dalla scadenza, 3 mesi dall'apertura e devo dire, io le ho già utilizzate, le ho pagate 2 euro e qualcosa, 2 euro e 40 per 64 salviettine, direi che è un prezzo ottimo. E io le ho già usate sia per la detersione dei pennelli che per esempio io ho pulito questo pennello qui prima di truccarmi. Certo, la pulizia non è profonda, però almeno non, cioè se prendi il bianco non ti ci sporchi magari di blu che stava sotto, quindi sono ottime per la pulizia, diciamo, momentanea dei pennelli, sono ottime per rinfrescarsi appunto e le ho provate anche come, diciamo, salviettine struccanti e funzionano anche in questo modo. E questo l'ho preso all'Epicasa. Poi, oggi ho comprato Donna Moderna, che c'era come vedete lo smalto di Laila che io ovviamente ho già aperto e io ho trovato, ce n'erano tre ed erano tutte e tre in questa colorazione qui, quindi un lilla veramente carino, metallizzato che ha degli effetti, dei riflessi più che altro sul rosa, sul viola ed è appunto della Laila Cosmetics come vedrete ed ha la numerazione CE11. Quindi ho preso questo e l'ho tentata da prendere tutti e tre, però per il prezzo di 2,20 euro, devo dire la verità, perché questi io per esempio a Pescara le pago 5 euro. Io pago 2,20 euro, due giornali più uno smalto, quindi era molto conveniente, ma non li ho trovati. Non ho capito se uscivano tutti nella stessa data o in date differenti, questo sinceramente non l'ho capito. Spero che escano in date differenti perché li vorrei prendere anche le altre due colorazioni. Comunque. E questo è quello del giornale. Ah, poi sono passata all'MD. Mi serviva una crema viso rinfrescante e idratante perché avevo appunto la pelle secchissima. Ma non ci volevo spendere molti soldi perché ho la mia su a Pescara, l'ho dimenticata. E la mia Bottega Verde la pago 30 euro, quindi direi sono più che sufficienti. E ho preso questa crema qui. Della Botanica, crema viso Aquaderm e sono 50 ml. Adesso vi faccio vedere la confezione. 50 ml e la scadenza è a 12 mesi dall'apertura. Allora, questo è il vasetto. A me ricorda uno dei vasetti di una crema che era la Nivea, una crema da viso Nivea. Ecco, aveva questa confezione qui con appunto il vasetto che da una circonferenza scendeva ad una più piccola. Io l'ho provata, è una settimana che la sto usando ed è favolosa. Ho controllato gli inci, non è verdissimo, nel senso che ha tutti gli ingredienti verdi e solo uno con due bollini rossi. Due con un bollino rosso e uno con un bollino giallo, quindi non è per 3 euro, non è proprio male. Io devo dire che mi sono trovata bene, la crema appunto ha idratato il mio viso, io avevo problemi di come se fosse desquamazione della pelle, iniziavo a perdere pelle come un serpente, no? E quindi questo problema me l'ha risolto, ha risolto il mio problema di, non di rossore, però di secchezza qui sulla zona blush. E niente, penso che la ricomprerò. Farò diciamo, una ricerca un po' più approfondita su questi prodotti, però comunque è una crema buona. Per 3 euro direi che è più che sufficiente. E niente, poi oggi sono passata appunto da una profumeria
qui del mio paese, si chiama Fata Morgana, per vedere così cosa c'era. Ho trovato la Clio for Pupo e ho preso uno dei prodotti che volevo prendere quando ho comprato appunto le due palettine e la matita Blu Adria. Io avrei voluto prendere anche il primer e il lip gloss come ultime proprio chance. Io ho trovato il primer e quindi ho preso il primer, costava 12,90 euro, però credo era in saldo, l'ho pagato 10 euro. Quindi sono felicissima. Questo è il primer, appunto dell'unica colorazione che c'era, color carne. E niente, 10 euro per il primer, fantastico. Peccato che vado via da qui, cioè che ritorno a Pescara, perché comunque è un buon prezzo rispetto. Io l'avevo trovato sempre su a Pescara a 13 euro, a 14 euro, cioè 15 euro, via, cioè su, intorno a questo prezzo ho pagato 5 euro in meno. Direi che sono andata benissimo. E niente, cos'altro vi devo far vedere? Cos'altro vi devo far vedere? Ah, vi faccio vedere un piccolo regalino di Natale. Questo è un cofanetto, diciamo, portagioielli, ma che all'interno ha appunto uno specchietto e il make-up. Mi è stato regalato da mia sorella e è arrivato un po' più tardi del Natale, diciamo, però comunque è molto carino. Poi diciamo, si toglie questa parte del make-up e c'è appunto lo scomparto portagioielli. E inoltre lei ci ha aggiunto appunto questa palettina della Bella Oggi che si chiama Sinfonie di Colore, e queste sono, diciamo, le colorazioni, appunto un applicatore, ma queste sono diciamo, i colori. Sono 7 ombretti. E la cosa che più mi è piaciuta è che ogni ombretto ha il suo nome, e quindi ovviamente con le note musicali dal Do al Si. E niente, questo diciamo che l'ho incluso nel video haul dei miei acquisti make-up-osi, più che altro, anche perché ho acquistato anche abbigliamento, ma credo di farvi un video haul specifico. E niente, ah, poi ho comprato anche un giornale in questi giorni che aveva in regalo questo set della French Manicure. La casa cosmetica credo che sia Madame Millie, o perlomeno il nome del kit è Madame Millie. La casa cosmetica è Amelia Knight, Inghilterra. E niente, quindi è un kit French manicure, ha 1, 2, 3, 4 smalti, ha un top coat, un French pink, un white tip e un base coat. Questo è il base coat, questo è il top. Top coat French and white. Poi ha 4 bastoncini spingi cuticole, una lima e questa confezione qui in alto che credo sia per le lunette. Adesso lo apro qui con voi e vi dico. Ok, quindi adesso lo apro e vi faccio vedere nel dettaglio i prodotti. Allora, ci sono 4 smaltini da 6 ml a 24 mesi dall'apertura, la scadenza, e come appunto ho detto ci sta il top coat French pink, white tip e base coat, la base. Poi ci sono appunto questi 4 bastoncini d'arancio, spingi cuticole. Poi c'è questa lima, io direi fantastica. Allora, è così, è nera da un lato e c'è scritto Madame Millie. E non so se voi lo sapete, ma il mio nome è Milena, il mio abbreviativo per molti è Millie, ed è anche per questo che l'ho preso. E da quest'altro lato invece c'è questa stampa carinissima con questi fiori su una base bianca, volendo da riproporre anche come nail art, non è male. E poi ha questo cofanetto, qua dice di Nail Stencils. Sì, eccole qua, sì, sono tutte appunto lunette.
Il French, anche se io non le utilizzo perché ho imparato a fare appunto il sorriso del French senza le lunette, direttamente con l'applicatore dello smalto. Quindi non lo so, magari non lo so, le metterò in un giveaway, non lo so, vedremo. Vediamo un po'. La confezione è anche molto carina, è nera con questo fiore stilizzato. E niente, questo è il mio video haul di oggi, spero che vi piaccia, spero che questi prodottini appunto che ho acquistato siano tutti validi, soprattutto il primer della Clio, anche perché io ho provato diversi tester e tutti erano quasi olio, quindi... Sì, vabbè, il tester è aperto, ci mettono diverse persone comunque il dito per provarlo, però non l'ho mai comprato, nemmeno prima quando ho comprato il resto dei prodotti, proprio perché era così oleoso, ma bruttissimo. Questo tester invece di quest'altra profumeria era molto 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 più denso, senza appunto questa patina oleosa che ti lasciava proprio come se fosse che tu avevi messo il dito nell'olio, ecco. Non so se anche a voi è capitato, non so se è normale, io questo, di questo non ve lo so dire, però questo non l'ho affatto. E niente, quindi come stavo dicendo, questo è appunto il mio video acquisti, spero di avervi fatto vedere tutto, ma alla fine quello che più mi premeva erano appunto queste due palettine. Sono veramente contenta sia della Euro, sono proprio entusiasta, a tal punto che ancora non l'ho utilizzata per paura di finirla, mentre invece di questa ho fatto alcune prove e devo dire che sono comunque validi come eyeliner. E niente, un bacio. E al prossimo video. Ciao ragazze!